In vostra compagnia, ogni volta che c'è un programma televisivo che sbanca l'audio, l'Avitel, che piace al pubblico, che così catamizza davanti al piccolo schermo grandi fasci di pubblico a livello molto popolare, guarda caso in quel programma c'è sempre lui, il ballerino dei grandi show, il ballerino portafortuna, il ballerino di Marmarai, Sergio Cunto, che però prima di essere ballerino di Mamma Rai, amico di New Radio Network. Assolutamente. Auguri, buon anno. Sergio, ben ritrovato. Grazie, grazie. Buon 2018 a te, a Tiziana e a tutti i radioascoltatori di New Radio Network. La prima uscita dopo Re 1 e Capodanno sulla nostra radio, che sia ben chiaro. Assolutamente. E veramente porta bene. New Radio Network porta bene. Allora, Sergio, il corpo di ballo del maestro magnifico, straordinario Fabrizio Menini. Grande Fabrizio, grande, grande. Per l'anno che verrà. Rai 1, 35% di share, 6 milioni di persone a ballare, a divertirsi e a vivere tra mille problemi una serata distensiva per questo 2018, Sergio, che ci deve dare tanto, che poi per te il 2018 è un anno bellissimo. Allora, perché io sono nato il 18 di novembre, quindi già 18 ritorno, e poi a marzo nascerà mio figlio, quindi io e la mia compagna siamo particolarmente felici e entusiasti, quindi ci porterà sicuramente bene. Ovviamente io estendo l'augurio di un anno pieno di soddisfazioni, di fortuna, di tanta salute a tutti gli amici e le persone care che mi conoscono e che fanno il tifo per me. Sergio, questo Capodanno a Maratea, questo Capodanno in Basilicata, bellissimo. Questo Capodanno Re 1 con Amadeus. No, Amadeus, dici tutto, no, tutto. Amadeus, allora, Amadeus è una persona straordinaria. Lui è un altro grande di Mamma Rai, figlio di Mamma Rai, che fa grandi ascolti. Uomo di radio, prima di tutto. Assolutamente, poi di assolutamente. E poi di televisione. Assolutamente, assolutamente. Grande ama. Devo dire, veramente è una persona straordinaria, un grande timoniere, e insomma è anche merito suo, oltre a tutto lo staff, grandissimo staff che c'è dietro una trasmissione così importante, insomma. È stato bello, è stato bellissimo, guarda, ci siamo divertiti e il complimento più bello che ho ricevuto è stato quello di sentirmi dire grazie perché ci state facendo divertire. E cioè, si vede che voi vi divertite, ma ci state facendo divertire anche a noi, quindi pensa che soddisfazione, pensa quanto è stato bello. Sergio, noi tra poco passiamo alla musica, poi con te dovremo parlare, io non lo so, degli argomenti che tratteremo con te stasera. Prima di tutto dobbiamo capire questa cosa di Malgioglio, ferma, no. Perché abbiamo poco tempo e quella la dobbiamo parlare con calma. Va bene, va bene, va bene. Poi dobbiamo capire di Albano e Romina, poi dobbiamo parlare della tua, nostra Caserta, poi parliamo un po' di Sanremo, poi parliamo di televisione. Però il primo gennaio di questo famoso 2018, quando nel pomeriggio stremato hai aperto gli occhi, ti sei svegliato e hai detto dove mi trovo e hai saputo questi dati di ascolto pazzeschi, oltre ogni previsione, cosa hai pensato? Beh, ho pensato che abbiamo fatto un ottimo lavoro. E non voglio essere presuntuoso, ma ero convintissimo che avremmo vinto. Non me ne vogliono i miei amici della concorrenza, ma il Capodanno è Rai 1. Stop, punto, e ho detto tutto. Venti due minuti dopo le ore 19, la prima puntata del 2018 di Tutti i colori della radio, in compagnia di chi nel 2018 ci ha preso per mano e ci ha portato con la musica, il ballo e l'energia, ovvero Sergio Cunto, ballerino dell'anno che verrà, il programma di Re 1 che appunto ci ha accompagnato con record di ascolti nella notte di Capodanno. Sergio, sei qua per l'intervista, non per parlare. No, fermati. Hai ragione, ho ancora gli strascichi del Capodanno. Non c'è, fermati. È più forte di me, mi sento c'è corona. Avete vissuto una bella storia. No. Bye.
palco. Questo l'ha capito tutto all'Italia. Tutto all'Italia. Va bene, va bene. Ma Coro non si fa mai vecchio. No, perché? È incredibile. No, veramente. C'ha sempre 20 anni. È incredibile. No. E si è fermata al 94. Sì, sì, al 94 si è fermata. Quando qui in radio comandava solo Re nelle radio in quella stagione incredibile, credo che la musica dance non sia più tornata. Grande amica di Amadeus. Infatti, durante la trasmissione si sono salutati con affetto. Quando Amadeus la presentava. In quell'Eurodance incredibile con Corona, c'era Hathaway con What Is Love, la Bush, un tuffone, Alexia, mamma prima maniera di veramente di quella stagione di, credo che l'Eurodance a livello di popolarità, non di qualità, di popolarità non sia mai arrivata a quella degli anni 90. Assolutamente. Sergio, allora, questa Basilicata, questa regione meravigliosa, terra meravigliosa, terra di cultura, bellissima, magnifica, come è stata, come vi ha accolto? Ci hanno accolto benissimo, anzi un saluto, un carissimo saluto agli amici della Basilicata di Maratea. E sono stati 4 giorni meravigliosi, di intenso lavoro, però è stato veramente tutto preparato nei minimi dettagli, tutto, e ci hanno accolto benissimo, sono stati perfetti, un'organizzazione perfetta. Sergio, tornando alla tua barra nostra Caserta, ecco, facendo questo mashup con la Basilicata, in Basilicata ormai 2019 saranno l'anno della cultura, sì, Matera. Sì. Sì, sì, sì. Quindi tutto il mondo, il turismo va benissimo, quelle spiagge incantevoli, e in Basilicata hanno capito che si può vivere di turismo. Assolutamente sì. Qua a Caserta non so se l'hanno capito ancora, comunque insomma, la mia speranza, mi auguro che un domani, cioè, ci svegliamo e tutti, perché credimi, io vivo fuori, per tanti anni sono stato fuori Caserta. Di Caserta non si parla male, cioè, no. Quando si parla si dice la reggia di Caserta, tutti dicono bellissima, meravigliosa, e si fanno subito i paragoni con quella di Versailles, è più bella, adesso lo è ancora di più forse. E poi c'è la tavola, e poi ci sono le bellezze, no, vabbè, poi c'è Caserta Vecchia, c'è San Leucio, c'è la zona top di Piedimonte, qui a Valle di Maddalone c'è l'oro rosso della mela Nurca, bravissimo, l'acquedotto Carolino. E perché siamo ultimi in classifica? Siamo ultimi in classifica perché forse non ci vogliamo troppo bene, e quindi insomma non facciamo un appello, insomma, diciamo, aiutiamoci, diamoci una mano, insomma, e tiriamoci sulle maniche e diamoci una mano. E cerchiamo di investire veramente su. Noi abbiamo una potenzialità con la Reggia, con l'Acquedotto Carolino, Caserta Vecchia, San Leucio e tutte le bellezze che potremmo veramente campare di turismo, però purtroppo non lo vogliamo fare. E, insomma. Cerchiamo di svegliarci un attimino, dai. Non... Ci vuole un po' dell'energia di Ci vuole un po' di energia. Palco, io me ne do quanta ne volete, ne ho ancora, insomma. Non... Senti, il caso, il palinsesto, le congiunture televisive, tutte quelle situazioni hanno fatto sì che il trapasso dal 2017 al 2018, il saluto al vecchio anno, l'augurio del nuovo anno, succedesse questa cosa su Re 1, sulla rete ammiraglia, sulla RA, come detto tu prima, Capodanno è Re 1. E su Re 1 è successo che il 2017-2018 vince Caserta, punto. Non è che stiamo qui a fare il titolo sensazionale o a scavare nella notizia, vince Caserta, perché 31 dicembre, 1 gennaio, il Capodanno con Amadeus, poi parliamo anche di Albano e Romina e roba varia, il tuo corpo di ballo con Fabrizio Menini, con te grande protagonista sul palco, vince la gara degli ascolti. Il 1 gennaio Caserta fa il bis a gentile richiesta, il nostro grande amico, un bacio sempre disponibile, forse anche troppo con noi, Marco D'Amore, 6 milioni di spettatori, Roberto Bolle, la grande scommessa vinta della danza e Caserta, è bellissima questa cosa, perché voglio dire, allora, grande Marco, saluto a Marco. Caserta ultima in classifica, Caserta prima assoluta sul Re 1 nei giorni che contano, nei momenti che contano, no? In terza serata, con tutto il rispetto per la terza serata, con due casertani, Marco e Sergio. Sergio e Marco, due ragazzi che non si sono mai pianti addosso, ma hanno sempre rincorso
i propri traguardi, i propri obiettivi. Guarda, sembra una scenografia. No, cioè, questa infatti, guarda, io mi auguro, ecco, tu prima mi chiedevi cosa bisogna fare, io spero che sia di buon auspicio, insomma, serva come espediente per far sì che Caserta possa risalire la china. E quindi, insomma, non... io, vabbè, che dire, io veramente sono strafelice. Poi, insomma, Marco è una persona che conosco, non direttamente, conosco bene la sorella, insomma, però per me è un onore, insomma, rappresentare Caserta insieme con Marco. E poi la cosa che notavo, perché ho guardato la trasmissione, quella di Roberto Bolle, con Marco, che è bravissimo a presentare, veramente eccellente. E notavo proprio questo, dicevo alla mia compagna, dico guarda che bello, cioè, Caserta e la danza, cioè Marco che rappresenta Caserta con la danza, e io che ieri abbiamo fatto il passaggio di testimone a cavallo tra il 2017 e il 2018, quindi insomma è veramente... Certo è che il Re 1, che sta vivendo anche mesi non proprio felici, c'è una domenica in che tentenna, altre scelte un poco così particolari, Caserta che Re 1 che deve scegliere due momenti particolari dove si giocano anche le carriere dirigenti, come il Capodanno e il primo dell'anno, e punta su due ragazzi di Caserta, Marco D'Amore e Sergio Cunto. Ragazzi, queste non sono barzellette, è quello di fatto. È successo 48 ore fa, cioè, stiamo parlando quasi in presa diretta. Sergio si è svegliato da poco, Capodanno, è venuto su New Radio Network. Allora, caro Sergio, adesso... Già lo so. Perché ecco ci qua. Dici tutto, ma tutto, perché altrimenti quasi si torcerà tutto contro di te. Posso dire solo una cosa? Sì, ma... Posso... No. E mi sono innamorato, ma di tuo marito... Se ne esce sempre col grande cobalo, che fermo! Qua tutta Italia, 6 milioni di persone hanno visto. No, di più, secondo me erano di più di 6 milioni. Perché, per me, quanto vuoi tu? Secondo me erano 8-10, perché 35% stiamo parlando di 7-8 milioni. Che c'è stato da 3 maggioglio? Oh. Fuori la verità, chiamo Menini, ti faccio annullare tutte le cose. No, assolutamente. È un grandissimo. Guarda, io l'ho rivisto con piacere. Meraviglioso. No. Adesso stiamo scherzando. No, assolutamente, ci mancherebbe. Avete chiuso il Grande Fratello, avete perso. Bravissimo. Infatti quando abbiamo rivisto Malgioglio dietro le quinte, io mi sono permesso, insomma, sempre con il grande rispetto che si deve a un artista come Malgioglio, ho detto: Cristiano, noi siamo gli stessi ballerini, una parte di quelli che eravamo al Grande Fratello VIP, è tutto sotto controllo. Ho detto, quindi, e lui ha detto: ci vediamo dopo. Ho detto: bravi ragazzi, è stato veramente emozionante. Guarda, è stato emozionante, è bello, divertente, anche perché... Sì, ma lui voleva solo te sul palco. No, non devi dire così. Guardava te, veniva vicino a te. Ma perché io avevo una posizione privilegiata, capito? Lo spallavo, quindi insomma... No, vabbè, ti dico una cosa, mi ha fatto piacere. Questa serata l'ho dedicata a un amico, che a un artista casertano che è venuto a mancare pochi giorni fa, che è Lello Murtas, il carissimo Lello, e alla sua compagna ho fatto una promessa che avrei dedicato la serata. Lello era molto molto attento agli artisti casertani, e poi in particolar modo il momento di Malgioglio l'ho dedicato alla nonna della mia compagna, che insomma ogni volta che vedevamo Malgioglio al Grande Fratello si scherzava, che simpatico, così. E io quest'anno, l'anno scorso, perché siamo nel 2018, ho avuto l'occasione, ecco, di ballare sia al Grande Fratello VIP che al Capodanno di Rai 1 all'anno che verrà. Quindi insomma... Sergio, ecco, ma Malgioglio, Albano e Romini hanno trainato tantissimo, cioè c'è molto di loro nella vittoria. Assolutamente sì, assolutamente. Cioè nella vittoria, che non è una sfida. No, non è una sfida. Però per i dati sì, indubbiamente sì, ma perché sono personaggi che hanno carisma, che sono dei grandi artisti, e il grande artista comunque vince. Cioè, voglio dire, non, per carità, è giusto dare anche nomi per i giovani. Ecco, per esempio, da noi c'erano Soy Luna e Meggie Bianca. Quindi voglio dire,
però ovviamente una Patti Pravo, un Raffo, un Malgioglio, un Albano e Romina, insomma, ti avrei voluto far vedere durante le prove, il giorno, la prova generale, quando sono usciti sul palco Malgioglio, Albano e Romina, sembrava già Capodanno, cioè veramente... E poi se lo dici tu è certificato, proprio c'è il bollino, perché dopo 8 anni dei migliori anni, il questo, varietà dei grandi artisti, assolutamente. Perché i migliori anni viene solo la storia, non viene con tutto rispetto la novità, per carità, che per farà carità. Una carriera, però ai migliori anni c'è solo la storia, nessuno meglio di te dopo 8 anni, l'unico che si è fatto tutte le edizioni, perché Carlo Conti non fa i migliori anni senza di te, no, lui l'ha detto, tu puoi certificare che il grande artista, quello con la storia, ha quella marcia in più. Assolutamente. Guarda, io ti racconto un aneddoto. Durante un'edizione, era tipo la quinta edizione dei migliori anni, per certificare proprio quanto è vero, dietro alle quinte a un certo punto c'era Albano e c'era il compianto Little Tony. Il pubblico li vide e iniziò ad applaudire, e Carlo Conti, che stava lanciando la pubblicità, disse ha detto, il pubblico ha visto chi c'è, ha detto, i prossimi, e li ha presentati. E questo, voglio dire, di cosa parliamo. E allora noi andiamo in pubblicità, giusto, e poi ritorniamo con una sorpresa. Allora, restate con noi, alzate il volume, perché c'è un qualcosa e io cerco di contenere Sergio Cunto. Voi statemi vicino, a tra pochissimo. E allora il nostro gradito ospite, ma soprattutto amico di New Radio Network, Sergio Cunto, il ballerino dei grandi successi Rai, ci ha detto che la notte di Capodanno a Maratea, sul palco, tra lui e Cristiano Malgioglio, è stato solo un rapporto professionale, un momento di televisione. Assolutamente, sì. Indagheremo su questa cosa. Noi da casa, Andrea, vero che tu mi telefonassi durante il cenone, abbiamo capito un'altra cosa, però fidati. Grandissimo. Poi questa canzone, pare il buon Malgioglio, dai, è veramente uno che dove lo metti. Numero uno, assolutamente. Metti Malgioglio in un cast, abbiamo visto con Grande Fratello VIP, può piacere, non può piacere, roba varia, dove lo metti non parti 1-0, parti già 3-0, e la concorrenza poi deve fare 4 gol per allora pare Malgioglio, che è un uomo che al quale piace poi anche scherzare e giocare col suo personaggio, adesso torniamo sempre, a lui piace anche ricordiamo che Malgioglio è l'autore dei grandi successi di Mina e di questo è Cristiano Malgioglio, al quale però piace tantissimo giocare col suo personaggio. Ha detto che questa Mi sono innamorato di tuo marito, che caro Sergio, un giornale autorevole, una testata autorevole in questi giorni, sai che noi ci divertiamo a fare un po' i professori, gli addetti ai lavori, questa canzone, questo disco, i numeri, ha trionfato del 2017, il successo del 2018, una testata autorevole proprio in questi primi giorni del 2018 ha detto fermi tutti, perché qua la vera hit dell'anno è Mi sono innamorato di tuo marito, forse non genera numeri in classifiche, non c'è, ma è la canzone sulla bocca di tutti, quello fa tanto, E pare che il buon Malgioglio l'abbia dedicata a Mauro Icardi. Perché questo non lo sapevo, questo è nuovo. Sappiamo la compagna di Mauro Icardi, chi non trascorrerebbe una cena con Vandanara, che negli ultimi mesi si è tenuto basso una cena perché siamo in televisione e voglio dire che negli ultimi mesi del 2017 si è data sui suoi amati social in servizi anche abbastanza piccanti, quindi tutti quanti Vandanara. Malgioglio invece dice sì, tutti siamo un po' innamorati di Vandanara. Malgioglio è innamorato del marito. Ecco, quindi si è svelato l'arcano. Quindi non sono io. No. Allora hai visto, abbiamo scoperto che anche alla regia, parlando con la regia, sì, che non sono. Sì, 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 sì.
Allora, caro Sergio, Festival di Sanremo dietro l'angolo praticamente. Sì, ci siamo quasi. Per gli addetti. Penso che sia già iniziato. Sì, no, è iniziato praticamente giusto. Per gli addetti al lavoro. Per gli addetti al lavoro inizia a novembre. No, è già iniziato prima. Per sì, fortuna, purtroppo, questo poi il tempo ce lo dirà, inizia già a novembre con le varie selezioni, poi il cast, i giovani e le presentazioni. La settimana prossima, adesso ho giusto il tempo di mangiare l'ultimo pezzo di carbone dalla casa della Befà, inizia il Festival di Sanremo con la grande marcia di avvicinamento. È una cosa che solo una manifestazione come il Festival, una cosa, l'evento più importante dello spettacolo italiano, riesce a generare, perché, caro Sergio, del Festival bisognerebbe parlare dal 7 febbraio, cioè dopo aver ascoltato le canzoni della prima serata, quello è Sanremo. Però vuoi mettere la vigilia, no, i pronostici, i presentatori, no, la presentazione dei giovani per farli conoscere al pubblico, cioè, loro che hanno bisogno di visibilità, dalla settimana prossima anche su New Radio Network, radio da sempre affezionata e con un rapporto privilegiato a Sanremo, inizia questo Festival numero 68 e Baglioni sta giocando molto sul 68, dice faremo il 68 a Sanremo, 68, 8 anche l'8 del 18 del 2018, insomma 68. Insomma, il conducente Claudio Baglioni sta grandissimo Claudio Baglioni. Sta giocando molto su questo 68. La settimana prossima la presentazione ufficiale, poi ci faremo questo mese e vi dirò anche qualche novità, caro Sergio. Ma da detto ai lavori, ecco, ripeto, siamo partiti nella messa liturgica della marcia di avvicinamento all'evento televisivo più atteso dell'anno. Da detto ai lavori, da uomo di televisione, da uomo di palcoscenico, come vedi questo Sanremo? Il primo, allora, Baglioni parte con, parlavamo prima di numeri, no? Parte 1-0 perché c'è grande curiosità, certo. Perché Festival senza Carlo Conti, certo. Grande curiosità, ma hai capito come è finito questo Festival? Lo so bene. 50% di share, Conti, per tre anni di seguito. Le canzoni che sono state in classifica tutto l'anno, non solo 15 giorni, quindi è vero, c'è la curiosità, ma cosa ti aspetti? Ma io penso che con Baglioni sarà un festival molto seguito, proprio perché ci sarà l'interesse da parte del pubblico. Tu hai detto infatti partirà 1-0, perché si farà subito un paragone con i tre anni precedenti della gestione di Carlo Conti, che saluto, grandissimo Carlo, auguri, buon anno. E guarda, io penso che sarà un gran festival anche questa edizione, la vedrò con molto piacere e con molto interesse, anche perché ci sono artisti campani, i tuoi voglio dire, c'è Mezza Caserta, posso Tony, Peppe Servillo, Enzo Avitabile, ci sono anche The Colors, quindi insomma, però ovviamente sai, io ricordiamo che gli Avion Travel è stato il gruppo casertano, gli Avion Travel iniziano Sentimento nel 2000, ricordo bene. La piccola orchestra Avion Travel. Nel 99 e dei Festival di Fazio, che dobbiamo dare merito a Fazio, che può essere antipatico, ma no, che ha scritto le sue pagine di televisione. Quindi, nel 99 con Dorme e Sogni, nel 2000 si gridò allo scandalo. Oddio, gli Avion Travel, la grande musica d'autore che vince a Sanremo. Sì. E questo ecco per me che sono casertano doc. Sergio, sarà Avitabile Servillo una bella cosa nel ricordo di Pino Daniele Postume Sorella. Assolutamente, ma infatti io questo volevo dire. Per me che sono casertano doc, insomma, noi abbiamo avuto in questi anni la perdita appunto ecco di Pino Daniele, di Fausto recente, dello scorso anno, di Fausto Mesolella, vedete questa coppia che io seguo, insomma, sono un grande fan sia di Avitabile che di Servillo, di Peppe Servillo, voglio dire, ovviamente io farò il tifo per loro, insomma, non con rispetto parlando di altri grandissimi abbiamo artisti, Mario Biondi, abbiamo l'ultima apparizione dei mitici Elio e Sorrentese con Arrivedorci, devi capire che succede, e questo ecco, io non questo non parlare prima perché io, là con quei due con Elio succede di tutto può succedere quindi insomma, e noi ecco, penso che sarà un grande festival proprio per queste belle sorprese che, cioè, insomma, che ci aspetteranno. E quindi, che dire, guarda, io lo vedo con grande interesse. Senti, in 30 secondi, Baglioni, 50 anni di... farà un 2018 Baglioni davvero da ventenne, perché il Festival di Sanremo, 50 anni di carriera,
un tour nei palazzetti con tutte le date già raddoppiate, in alcuni casi triplicate. Sold out, immagino. E poi a settembre ha annunciato ieri, il regalo di Capodanno, il nuovo album di inediti, quindi non più le solite raccolte, i cofanetti, i sarcofaghi con i grandi successi. Massimo rispetto, ma ogni tanto ci vuole anche una canzone nuova. Quindi Baglioni la settimana prossima inizierà un 2018 infinito. E c'è la garanzia, perché è un uomo di musica. Michelle Hunziker ritorna, sì, lei sarà... esattamente dopo 10 anni, fece quel festival di cui ho ricordi meravigliosi per la sua disponibilità di Michelle con Pippo Baudo, dove stravinse Cristicchi con Ti regalerò una rosa, anche in quel caso una canzone forte, no? Da Sanremo, sì, certo. E Sergio, mi dai 30 secondi su quella che è la vera novità a tutti gli obiettivi puntati addosso, Pier Francesco Favino, attore di qualità, attore di cinema d'autore, fiction memorabili, che si mette in gioco sul palco più pop. È un artista a 360 gradi. Guarda, io l'ho visto in teatro, è bravissimo, è un eclettico, passa da ruoli di impegnati a ruoli più leggeri, sì. Quest'anno ha fatto la commedia, è stato impegnato con Dicino, ha fatto la commedia con Beppe Fiorello. Musical, guarda, è bravissimo, è un artista. Io ho avuto la fortuna di incrociarlo negli studi televisivi a Roma, e quando l'ho visto gli sono andato vicino e ho detto complimenti, perché io sono molto discreto, cioè non, è una cosa che è mia, che non mi piace dar fastidio agli artisti, però mi è venuto spontaneo complimenti, dire soltanto quello, perché veramente è un grande artista. L'Ariston non gli mette la paura. No, sì, l'Ariston. Però l'Ariston, guarda, posso dire, io ci ho ballato 2 volte, l'Ariston è veramente è un altro pianeta. È veramente, poi a un cantante può incutere un grande timore, anche navigato come un Albano o come, non so, una Patti Pravo. Vogliamo tuffarci nei tuoi anni 70, i tuoi grande sono anche i miei, sì, però sì. I tuoi anni 70, va bene. Dico io con chi? Sì, e dici prima cosa hai provato a ritrovarla sul palco di Rai 1. Parliamo di Amy Stewart, grandissima Amy Stewart. Beh, è stato bello perché dietro alle quinte ci siamo salutati. Io nel 2005 ho lavorato con lei in teatro e che artista. E... Posso lanciare? Posso? Vai, fatti tutto. Allora, Sergio Cunto, DJ, però perché tu vuoi fare il DJ. Sì, è vero, è grande. Sì, è vero, volevo fare il DJ. Allora, quello è il countdown. Vedi, adesso devi cercare di arrivare a zero con la presentazione. Vai! E allora, amici, direttamente da L'anno che verrà, una graditissima ospite, numero uno assoluto degli anni 70, Amy Stewart, con... No, con boom! Posso anche andare a casa! Il spettacolo più bello sarà i primi di marzo. Perché quando nascerà mio figlio Carlo sarà veramente un momento incredibile. E io non vedo l'ora, veramente, non vedo l'ora. E io e la mia compagna siamo veramente felicissimi. Cioè, penso, ne ho fatti di spettacoli, ecco, non ultimo, proprio l'anno che verrà. Ma questo sarà il più bello. No, ma questo sarà il più bello. In prima visione assoluta. Questo proprio, questo farà ascolti record. Facciamo il picco a Massimo. Sì, assolutamente. Sergio, il microfono di New Radio Network è per te, fai quello che vuoi, auguri, ringraziamenti, dediche, messaggi privati, usalo per quello che vuoi. Va bene, ok. Allora, io vi rinnovo gli auguri a voi amici radioascoltatori di New Radio Network, che sia un anno, un grandissimo 2018 di fortuna, salute, tanto lavoro e tanto amore pure, perché l'amore è importante, ci vuole. E poi consentimi, voglio fare un saluto alla mia famiglia, grazie di tutto, perché veramente tutto quello che di bello faccio lo dedico sempre a voi, e Lucia ti amo e non vedo l'ora che nasce nostro figlio.
Bene, è il microfono aperto e quindi si può fare di grazie, tutto. Grazie per questa, per questo Sergio, momento che meraviglioso, grazie, meraviglioso. Grazie. Sergio Cunto, il ballerino dei grandi successi della televisione italiana, dall'anno che verrà al Grande Fratello, passando per Zelig, Caramba che sorpresa, Stasera pago io con Fiorello, I migliori anni, dove c'è spettacolo, dove c'è successo, dove ci sono grandi ascolti, c'è Sergio Cunto da Caserta. Un ragazzo di 40 anni che non si è mai pianto addosso, ma sempre rincorso i suoi sogni con la reggia del cuore. Sempre con la reggia, no, del cuore. Assolutamente. E speriamo 2018 di rivedere la Juve Caserta, Sergio. Beh, ma magari, guarda, me lo auguro con tutto il cuore. La dobbiamo rivedere, no, se anche partendo da piano piano, non c'è, ma la canotta bianconera Serie B A2 va benissimo. Ma non ci vuole la canotta bianconera. Guarda, mi mancano le domeniche al Palamaggio, mi mancano. Sergio, arrivederci. Abbiamo un anno davanti. Abbiamo un anno davanti. Hai voglia di io fare. Ritorno, eh. Io ritorno. E non è una, no. Una minaccia. No, ritorno. È una promessa. È una promessa. Grazie, perché è sempre un piacere stare in vostra compagnia, in tua compagnia, la regia. Il top, quando vieni tu trovi il top. Andrea Barletta, Vincenzo Tedesco, coordinamento tecnico, i grandi successi di Andrea Barletta che lo amano in tanti ma nessuno se lo piglia. Beh, però è importante stato, Vincenzo Tedesco che ci dice che siamo nel 2018 e la radio è super tecnologica e ci vediamo ovunque. Perfetto. Quindi, è bello così. Grazie ancora a Sergio Cunto.